termine cimitero deriva dal greco koimeterion, che significa luogo di riposo. Ma nel cimitero di Castiglione delle Stiviere non solo i defunti riposano. Vere e proprie opere d'arte descrivono e raccontano la storia delle famiglie castiglionesi, dando dunque un'identità ai sepolcri oggi troppo spesso anonimi. Luca, chi era Adolfo Wildt? Adolfo Wildt è uno scultore di origini svizzere, ma lombardo, quindi italianissimo, nato nel 1868 e morto nel 1931, quindi diciamo che vive a cavallo proprio della fine del secolo, vive a cavallo dell'Ottocento e inizio secolo, quindi il periodo della Belle Époque, il periodo della Prima Guerra Mondiale, quindi insomma un periodo molto particolare per la storia europea. È di origini poverissime, viene da una famiglia molto povera, si trasferisce in Italia, frequenta i primi laboratori che gli insegnano appunto a scolpire il marmo e poi si reca a Brera dove apprende l'arte della scultura. Da qui in poi è un crescendo, anche se ovviamente l'epoca non era quella delle grandi manifestazioni culturali come è oggi, quindi c'era tutto un apprendistato di bottega da fare, quindi la sua è un'arte che nasce piano piano con tutte le difficoltà dell'epoca, ma la sua forza espressiva è tale che nel giro di qualche anno la sua scultura diventa molto famosa, molto celebre, fino ad arrivare alla consacrazione degli anni 20. Attorno agli anni 20 Wildt è molto famoso, la sua scultura è conosciuta e viene anche preso in considerazione per monumenti, quindi vengono commissionati veri e propri monumenti, vere e proprie opere che tra l'altro in questo momento possiamo anche vedere in mostra a Forlì, oltre che in vari luoghi come ad esempio qui a Castiglione. Tradizione per le famiglie era commissionare delle vere e proprie opere d'arte per ricordare anche il momento della morte, quindi per l'eternità, le loro ricchezze. Sì, era una pratica che oggi un po' si è persa un po' per ragioni meramente estetiche. I nostri cimiteri oggi sono molto diversi, ovviamente sono diventati molto più ampli, per cui diventa difficile avere tutte le tombe di famiglie come un tempo invece la tomba di famiglia era anche il segno dell'importanza che aveva una persona all'interno della società. In particolar modo il cimitero di Castiglione delle Stiviere, dove noi ci troviamo, facendo un viaggio all'interno di questo cimitero è possibile riscontrare e vedere queste grandi tombe di famiglia con opere d'arte di artisti famosi, tra cui appunto l'opera del Wildt. Quindi era una tradizione che segnava l'importanza del personaggio in vita, ma questa importanza veniva poi consegnata all'eternità attraverso appunto il monumento funerario, ed era proprio una vera e propria arte. Insomma, c'è chi sostiene addirittura, si parte dal Foscolo fino ai giorni nostri, c'è chi sostiene che per conoscere veramente una società e una civiltà bisogna frequentare il cimitero di quella comunità. Quali sono le caratteristiche del Sepolcro Boschi? Allora, il Sepolcro Boschi è un'opera del 1921, quindi viene realizzata negli anni 20. È un monumento che serve a celebrare Enzo Boschi, che muore nel 1916, il 10 agosto. È un militare che fa parte della Brigata Zagabria, 127esimo Fanteria, quindi Prima Guerra Mondiale, Piave, grande vicenda storica dell'Italia, e in questo monumento, come possiamo vedere anche dalla scritta che reca in parte, è dedicato sia a Enzo Boschi che alla sua compagna. Ed è veramente un monumento di una grandissima forza espressiva. C'è da considerare che è l'unica opera del Wildt che troviamo sulla Treccani, per dire l'importanza che ha questo monumento. E anche nelle varie mostre che sono state fatte è sempre stato citato. Non è mai stato spostato da Castiglione, casomai poi ne parliamo, perché ci sono dei problemi logistici. Ma è un'opera di grandissimo. Innanzitutto è una delle opere più grandi che ha realizzato proprio da un punto di vista fisico, e quindi impegnativa anche da questo punto di vista. Ed è un'opera che rappresenta due corpi che morti di fatto, anche se la parte alta può far pensare a due amanti che si abbracciano, ma è un abbraccio di morte, perché nel momento in cui noi vediamo la parte finale, soprattutto i piedi sono il simbolo che questo corpo è un corpo morto. E la parte dorata, oltre a rappresentare la compagna di questo corpo morto, è anche il passaggio alla morte, quindi alla possibilità di una vita migliore. In quest'opera il Wildt
supera se stesso, come si dice dei grandi scultori che riescono a superare se stessi, ecco qui lui riesce veramente a eccedere le sue forme, perché se fino a quel momento le sue opere di piccolo formato sono state dentro i canoni dell'epoca, quindi i canoni della Belle Époque, i canoni celebrativi, come dicevamo prima, siamo comunque in un'epoca che è inizio secolo, un'epoca particolare per l'Italia, siamo praticamente alla soglia del ventennio e tutto. Ecco, qui lui riesce veramente a eccedere, perché riesce a rappresentare il momento terribile della morte, ma la grazia dell'abbraccio che è la vita di questi due personaggi che si ritrovano abbracciati in vita ed abbracciati in morte. Quindi per l'eternità. Quindi per l'eternità, esatto, sì. Oltre ai due corpi che appunto si stanno abbracciando, c'è anche una scritta molto importante. Sì, è uno degli elementi decorativi ma significativi di quest'opera, e recita una parte di questa scritta: due amori, due croci, due anime vibranti all'unisono che si uniscono in cielo in amplesso che mai non si allenta. Beh, se pensiamo che un'opera del 1920-2021 è una frase molto forte, perché ci sono termini che insomma in quell'Italia sembravano spesso venivano censurati. Ecco, in questo caso invece si ribadisce appunto l'unione, ma che è un'unione di vita e di morte, perché è un'unione di grande forza in vita, tanto che si usa la parola proprio amplesso, quindi vuol dire che c'è un'unione anche fisica e c'è un'unione intellettuale, e questa unione fisica e intellettuale continua anche nella morte. Quindi c'è questo doppio gioco di vita e di morte continuo in questo monumento, che è veramente straordinario.